Ciao, sono Coco. Oggi ho invitato Veronica, esperta di Feng Shui. Ciao. Noi giapponesi seguiamo molto Feng Shui, idea di Feng Shui, e ci sono tante riviste, libri, però un'idea molto generale. Io oggi vorrei sapere se è veramente funziona oppure non funziona. Cioè, esperta. Va bene? Sentiamo. Ok. Vetri di finestre dovrebbe essere sempre puliti. Devo pulire bene perché arrivano informazioni, cosa fortuna, arrivano da tramite vetri di finestre, arrivano da finestre. Per quello dovrebbe essere sempre pulite. Può esserci un fondamento di verità, perché è vero che arrivano informazioni dall'esterno. Oltretutto l'ambiente è l'ambiente esterno come condiziona la nostra ricettività, è uno degli aspetti fondamentali del Feng Shui. Bisogna vedere anche effettivamente l'affaccio, perché se l'affaccio, quello che noi vediamo dalle finestre, non è positivo, magari una tenda ci può aiutare a schermare qualcosa che non vogliamo vedere, no? Ok. Dipende. Ok. Quindi è vero o non è vero? Non va bene, no? Sporco non va mai bene, perché vuol dire che non ci stiamo prendendo cura. Anche se noi abbiamo un affaccio non tanto felice, o delle finestre pulite, delle magari scegliere delle tende che ci piacciono, comunque mettiamo un'energia positiva in quello che vediamo. Quindi metà vero, metà no, ok. C'è un fondo di verità. Ok. Noi chiudiamo coperchio di bagno. Come si chiama quello? Sì. Come si chiama? Coperchio di bagno? Sì, e del water. Water cross. Come si chiama quello di fare pipì? Sì, quello. Noi chiudiamo questo coperchio perché dicono se non chiudono vanno via i soldi. Quindi quando finito, quando non usato, chiudo e poi vado via. Questo? Dei soldi non è sempre vero. No. Non è sempre vero. Dipende dove la zona del bagno. Ok. Però per l'igiene va sempre molto bene, quindi approviamo. Quindi non è vero. Vero? Non sempre. Ok, capito. Bagno dovrebbe essere sempre pulito. Per Feng Shui, perché dicono bagno è più facile prendere una sfortuna, quello che non va bene, quindi diventa sfortuna, bagno sporco sfortuna, quindi devo pulire sempre pulito, allora questa sfortuna non vogliono stare bagno pulito, quindi vanno via. No, questo non è... No! No, anche se in generale dappertutto dove noi notiamo di avere, non so, delle zone più disordinate della casa o meno pulite, sono zone su cui noi dobbiamo lavorare nella nostra vita privata. Ah, quindi va bene, bagno brutto va bene? No, non va bene, bisogna tenere pulito ovunque. Ah, ovunque? Prendersi cura della nostra casa, ci prendiamo cura di ogni aspetto della nostra vita. Non trascuriamo niente di noi. Non solo bagno, anche tutto. Cucina dove c'è acqua, quindi è molto facile prendere sfortuna, quindi dovrebbe essere molto pulita sempre, non possono mettere oggetti sopra, decorazione, dovrebbe essere pulito senza avere niente. Anche questo no. Anche questo dipende, intanto in cucina c'è l'acqua, ma c'è anche il fuoco, c'è la zona dove si conservano gli alimenti, quindi ci sono più energie e vanno armonizzate. Ah, quindi va bene anche mettere un po' di decorazione? Dipende dalla casa, dipende dove si trova la cucina, i colori che si porta dietro, le energie della zona. Può essere una cucina un po' più minimalista o una cucina molto carica, ma quello dipende, non è generale come progettazione. Noi giapponesi togliamo scarpe all'ingresso,
E poi questo ingresso non dovrebbe avere troppe scarpe. Per esempio, abito da sola io, allora posso mettere un paio di scarpe, però non posso mettere stivali, sandali, c'è cioè, tanto. E se abito due persone, possono mettere due paio, per sfortuna. Non la, lo so. La sfortuna nel feng shui non esiste, esistono opportunità, esistono possibilità, ma non buona o cattiva sorte. Okay. Esistono energie che ci possono bloccare o invece aiutare. E quindi è vero. Questa quindi cosa questa... delle scarpe non ma è proprio... scarpe bloccano di arrivare a opportunità se c'è tante roba in ingresso. Se c'è tanto, tante, al di là delle scarpe, se c'è tante cose in qualunque ambiente, se è sovraccarico, effettivamente può bloccare un po' l'energia. È vero? Una parte. Sicuramente è vero. Sì, quindi io lascio solo un paio di scarpe, sarà meglio. Non dovrebbe avere tanti, come si dice, bambole, peruscia che hanno occhi perché tolgono energia mentre dormo. Questo? Questo a livello profondo può avere un significato. Ah, sì? Sì, perché non tanto perché ci tolgono energia, ma perché quando noi dormiamo ci siamo più vicini ai nostri istinti, quelli più animali. E primordiali e avere la sensazione di occhi che ci guardano, di essere osservati, non ci fa riposare bene. Quindi non mettiamo le bambole nella camera. Se ci sentiamo. O anche quei quadri con non so, un viso particolarmente magnetico che ci guarda, ci può dare un po' fastidio, anche se non ce ne rendiamo conto. E allora questo funziona. Allora posso dire molto facile? Sì. Allora pesce è molto facile. Continuo a fare video con Veronica, è un po' più idea speciale, professionale. Per non perdere video, iscriviti al mio canale. Ciao! Ciao.